Ancora un saluto dal Milano High Fidelity. Un saluto a tutti. Grazie, ben trovato. E ecco, dici subito qualche tua impressione. Siamo ancora nella prima giornata di sabato. Qualche tua impressione su questa fiera? Cosa avete portato? Qualche novità che ci vuoi mettere a fuoco? Beh, oggi abbiamo visto molte persone interessate. Noi abbiamo portato dei prodotti di nuova generazione. Abbiamo portato l'M10, che è sicuramente un prodotto innovativo, che si rivolge a un pubblico, diciamo, di nuove generazioni, perché ha molti futures. NAD stessa ha presentato alcuni suoi prodotti come il 568 e il 268, che sono degli oggetti particolari, un pre con tecnologia streamer a bordo, possibilità anche lui di avere la correzione Dirac. Dali ha presentato qui, noi presentiamo le Oberon, che hanno vinto un premio ESA anche loro, come l'M10 e il 758, che è un sinto amplificatore della NAD, e in più anche la soundbar Catch One, che è molto interessante. È una, diciamo, una soundbar di design realizzata da Dali. Presentiamo i Catch e abbiamo anche Blue Sound, che è un'azienda importante che fa sempre parte del gruppo Lenbrook, per cui NAD, che presenta, diciamo, i suoi player. E in più Dali, che si rivolge e vuole rivolgersi anche a una clientela ancora più giovane, ha presentato due modelli di cuffie, la IO 4 e la IO 6, che sono due cuffie Bluetooth, una senza noise cancellation e l'altra invece col noise cancellation, che si collocano a 299€ senza il noise cancellation e a 399 con. Anche questi sono dei prodotti per cercare di attirare i giovani che oggi ascoltano musica in un modo diverso, per far capire loro chi è Dali e poi in futuro probabilmente passare ad acquistare una coppia di diffusori Dali.